Questa azienda nell'Illinois che produce macchine pesanti per l'industria stava per fallire ed ecco che è arrivata una famiglia bresciana che l'ha salvata e l'ha resa ancora più forte e anche più economicamente valida. Stefano Salimbeni. Qui facciamo le macchine che costruiscono i più grandi aerei, i più grandi motori diesel, le più grandi macchine minerarie. Ingersoll è nata qui a Rockford nel 1878, leader mondiale per macchine pesanti, macchine con grande capacità di lavoro. Poi nel 2003 è andata in crisi e allora l'abbiamo rilevata grazie anche all'aiuto della famiglia Camozzi di Brescia, l'abbiamo rilanciata. Fino ad allora ero proprietario di una piccola azienda qui a Rockford, eravamo diventati fornitori preferenziali dell'aviazione e quindi è stato abbastanza naturale prendere questa azienda e farla rinascere dal punto di vista di dargli una strategia di prodotto che oggi è riconosciuta nel mondo, perché oggi noi esportiamo l'80% di quello che facciamo. Indubbiamente c'è una cultura in Italia di questo tipo di attività industriale. Io ho vissuto quella cultura lì, sono nato in campagna, ho cominciato a usare i trattori quando avevo 6 anni, adesso li facciamo. Mi sono laureato al Politecnico di Milano, ho lavorato nelle macchine utensili in Italia, ho conosciuto gli Stati Uniti alla fine degli anni 70. Ho pensato che potevo fare una differenza, volevo essere il capo di me stesso e volevo avere un'attività che faceva veramente le cose invece di far politica. Quando la Ingersoll era la Ingersoll avevano 2.400 persone, noi siamo molti di meno, siamo adesso 220, però facciamo molto di più, cioè oggi il nostro fatturato è il 70% di quello che facevano allora. È necessario essere in qualcosa che gli altri non sono in grado di fare perché non hanno l'inventiva che abbiamo noi, però bisogna smetterla con il lamentarsi che i cinesi ci stanno portando via tutto, perché alla fine siamo noi che ce lo facciamo fregare. È bellissima la grinta anche del nostro personaggio di questo servizio che avete appena visto.